Ciao ragazzi e bentornati, io sono Nova Electric e oggi continuiamo la nostra avventura su Minecraft 1.13. Sono andato un po' avanti dall'ultima volta, ho iniziato a scavare una miniera. Innanzitutto andiamo a riempire il secchio e come vedete ho fatto un po' di materiale, un piccone in ferro, sono andato un po' a minare, ho un po' di materiale, una tramoggia, delle chest che sono sparite, non mi ricordo più dove se le ho messe, c'erano delle chest, ve lo garantisco. Ho provato a pescare, ho pescato un arco con potenza 5, ma la roba che voglio fare assolutamente oggi è... Ah sì, peraltro vi faccio vedere, ho fatto la casetta, diciamo, la piccola casa con l'acquario, perché ho fatto l'acquario e ci ho messo già delle piantine di kelp, che sono le alghe, e poi andrò a metterci i pesciolini, i coralli, forse se riesco a portarci un delfino, vedo... Raga, via. Ok, abbiamo procurato un merluzzo, allora, e andiamo a mettere il nostro merluzzetto, il nostro primo pesce, andiamo a metterlo nell'acquario, eccolo qua. Probabilmente andrò ad alzare tutta il bordo, eccolo qua. Guardate che belli e che felici che sono. Una cosa che voglio fare oggi è la farm di pesca, che peraltro non la faccio così, ma la farò... Aspettate, volevo fare una roba, vediamo se riesco. Allora, posizioniamo una crafting table, facciamo una fornace. Abbiamo 6 pezzi di legno, piazziamo la fornace, cuociamola e facciamo in pietra perché è più carina, faccio i blocchi. Qui prendo i 9 e li trasformiamo in blocchi, ok, perfetto, facciamo così. Questo lo lanciamo e qui andiamo a chiudere e fare tutto, peraltro sta già venendo notte. Abbiamo 2 ceste, vediamo, le posizioniamo, facciamo perché non sono centrati, sono 3 centrati, ok, 1 e 1, 2. Poi qui ci va un blocco, non mi ricordo più com'era, aspettate. Ecco cosa mi serviva del ferro, andiamo a prendere. Del ferro chiedere troppo? Oh, ferro. Ferro e si spacca il piccone in ferro, ovviamente. Quanti pezzi? 3, 2, 3, 4, 5, 8 pezzi, fantastico. Perché dobbiamo farci una porta in ferro. Facciamo una porta, se ne è fatta la roba stessa. Allora, adesso dobbiamo piazzare una porta così, ok, cioè attaccata al muro in questa posizione qui, vicino alle ceste. Poi ci servirà un hopper che dobbiamo mettere rivolto verso il basso qua sulla cesta, così. Poi dobbiamo mettere a cuocere altri pezzi di pietra, che io la voglio fare con i mattoni, che così è molto carina. E avremo bisogno della scala,
Dov'è finita la scala? La scala qua, che andremo a metterla qui, che bloccherà. Che è successo? Ah, ok, è caduto un pezzo della cassa. Distruggiamo le casse, vabbè. Che bloccherà il flusso di water, di acqua che ci sarà lì. E nel frattempo prendiamo, facciamo altri blocchettini. E andiamo a chiudere qua, perché allora qui 1, 2, 3, ok, 4 mettiamo qua. Questo, se non sbaglio, andava qui. E poi c'era, era da mettere qua, sì. Sembrava così. Poi ci servono due blocchi qua, dove metteremo un altro gancio di questi, di ganci questi qua che ho appena in mano. Mi dimentico sempre che i blocchi posso farli, quelli da 4 posso farli così, perché non so, mi dimentico. Ok, siamo qua e ne piazziamo altri due così. Poi abbiamo che un gancio qua. Poi ci serve l'item frame e un blocco di sacrificio che potrebbe essere, in questo caso utilizzeremo a carne di zombie, che tanto ne avremo quanta ne vogliamo poi quando faremo anche il mob spawner. Andiamo avanti di 4 in 4, è una roba assurda, vabbè. Ok, e qui andiamo a chiudere. Ok, qua chiudiamo qui. Chiudiamo qua. E poi la farm di per sé è finita. Adesso ci serve un secchiello, un po' di acqua. Dai, dammi il quarto, che così posso fare la scaletta per uscire. Grazie. Andiamo a piazzare il blocco d'acqua qui e la cordicella qua, così. Ok. Adesso di per sé la farm è finita, qua andiamo a chiudere per bellezza. Mi mancano tre blocchi di qua. Mi è venuta in mente una cosa, che potrei fare un ascensore ad acqua, quindi questo lo rompiamo, prendiamo un secchiello e lo mettiamo qua. Poi andiamo a piazzare comunque dei blocchi qualsiasi, fa stesso. Adesso poi farò, cambierò io, metterò per un'estetica in maniera differente. Andiamo a piazzare dei blocchi qui così. Poi ritiriamo l'acqua e la piazziamo qua sopra, dovrebbe farmi esatto la colonna. Poi noi facciamo così. Perfetto, funziona alla perfezione. Vado a casa, prendo la canna da pesca e torno. Si scende qua sotto, si prende e bisogna mirare l'item frame. Un peso sopra e diciamo che AFK noi l'abbiamo fatta. Poi non hanno fissato quel bug della AFK, che è un vero problema perché era veramente comodo, però semplicemente faccio vedere, con un peso sul mouse è possibile risolvere questo problema. Intanto abbiamo appena pescato qualcos'altro. Noi usciamo così, impostiamo e non tocchiamo più il mouse. Noi peschiamo, la roba finisce dentro l'hopper, oppure in caso siamo vicini ce la prende automaticamente. E niente, la farm è compiuta. Intanto, mentre pesca, io vi saluto.
vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare dei like, condividere a tutti i familiari, attivare la campanellina che c'è in basso a sinistra, perché ultimamente ci sono dei problemi. Peraltro abbiamo appena pescato altra roba. Vi consiglio ovviamente per questa farm appena pescato una canna da pesca con ripristino e fortuna del mare, è la cosa ideale, perfetta. Quindi io vi saluto, adesso sto un po' FK, continuo a farmare e nel prossimo episodio vi faccio vedere un po' cosa ho pescato e inizieremo a organizzarci per un'altra farm. Intanto vado a cercare altro ferro. E vado magari a fare uno scavo anche nel Mesa, che di solito nel Mesa c'è un po' più roba. Ci sono magari delle miniere, trovo un po' di ferro, un po' di diamanti, se li trovo ve li lascio lì e li prendiamo insieme. Io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi, attivare le notifiche, commentare, lasciare dei like, espandete a tutti quei conoscenti, parenti, animali domestici che avete, chiunque, e io vi lascio.